Un'importante partecipazione anche per la diocesi di Teggiano Policastro alla preghiera per la pace fra Russia e Ucraina, indetta in contemporanea in tutto il mondo cristiano da Papa Francesco. Il pontefice argentino, alle ore 17 di venerdì scorso, ha presieduto nella Basilica di San Pietro a Roma la celebrazione della penitenza, consacrando i due paesi in guerra al cuore immacolato di Maria. Tanti sono stati i fedeli che, rispettando la normativa anti-Covid-19, si sono raccolti nel santuario del Cuore Immacolato di Maria a Varco Notarercole di Sassano, attorno al vescovo Monsignor Antonio De Luca, inginocchiato in preghiera insieme al parroco Don Carmine Tropiano, che ha organizzato la cerimonia, e a Don Gabriele Petroccelli. In tanti hanno seguito il momento di preghiera anche in diretta streaming, nelle parrocchie e nelle proprie case. Una cerimonia intensa che ha visto coinvolti anche i bambini del santuario mariano, che per l'occasione hanno voluto rivolgere una preghiera alla Madonna affinché questa immane tragedia finisca al più presto. È un gesto che nella storia della Chiesa di Roma è già stato compiuto varie volte, con Pio XII nel 1942 e nel 1952, con Paolo VI nel 1964, con Giovanni Paolo II nel 1981 e nel 1984. Nel santuario del Cuore Immacolato di Maria l'atto di consacrazione è stato pronunciato dal vescovo. Ci affidiamo a Maria, ha detto Monsignor De Luca, perché siamo stati affidati a lei da Gesù sulla croce. La Madonna è la madre di tutti e nostra madre. Con l'aiuto di Dio e di Maria Santissima è davvero possibile costruire un mondo di pace.